Allora, se prendete posto, cominciamo, anche perché è intenzione nostra andare avanti per un bel po', perché abbiamo tante domande, almeno io ho tantissime domande da fare a Giacomo, perché devo soddisfare la curiosità che mi ha scatenato questa lettura, che ho affrontato, intanto buonasera a tutti, che ho affrontato comunque anche con un po' di quell'atteggiamento, quel pessimo atteggiamento genovese di dire ma chissà cosa ha scritto, che poi è un atteggiamento completamente sbagliato, perché qualunque libro secondo me è una bellissima notizia, poi se il libro è scritto da un genovese è una doppiamente buona notizia, se è scritto da un giovane genovese tre volte, se è scritto bene quattro. La quarta è una ipotetica del terzo tipo, nel senso che non capita spesso di trovare un libro scritto così bene, almeno secondo il mio punto di vista. Dunque, quando Giacomo mi ha chiesto mi ha invitato a presentare il libro, ero scatenato dalla curiosità di vedere che cosa aveva inventato. Intanto non mi sarei mai immaginato che con tutto quello che ha da fare e con il tipo di attività che fa, con l'internazionalità, non so se si dice, che è suo abituale, avesse anche il tempo per scrivere, perché scrivere un libro occupa un tempo immenso, fisico, faticoso, di scrittura e poi di pensiero, notturno per lo più. Poi mi incuriosiva molto capire qual era l'argomento, qual era il tema. Bene, allora ho letto immediatamente, sono arrivato in fondo alle prime due pagine e la curiosità che inizialmente c'era ed era indubbiamente forte è diventata fortissima, perché non mi aspettavo assolutamente che scrivesse Grande Mauritania, mi aspettavo che scrivesse, che so, una storia dell'azienda, ci stava tutta quest'anno, una storia della famiglia, ogni famiglia ha sempre qualche cosa che si può raccontare nel bene e nel male, oppure un qualche cosa che riguardasse il viaggio. Giacomo ha materia per questo, oppure un giallo, perché a Genova è scoppiata questa mania del giallo, sono tutti giallisti, d'altronde Piovene diceva che Genova e Londra, l'unica cosa che unisce Genova e Londra sono i misteri di queste due città, per cui qualunque efferatezza avvenga a Genova non c'è bisogno di chiedersi perché è così, è il tessuto naturale della città. Invece no, mi sono trovato di fronte ad un romanzo magico. Un romanzo magico è una cosa di una difficoltà estrema, perché una vera trama non esiste. A pagina 2 voi siete già catapultati all'interno, sotto un alto tendone di un circo, di un grande circo, di un circo storico, un tendone un po' fatiscente, diverso da tutti gli altri, probabilmente perché non è mai stato aggiustato, restaurato, perché questo circo continua a girare forsennatamente. Dove? Qui sta il punto, non certo in Italia, anche se il luogo dove si è fermato adesso è abbastanza evocativo, Puerto Stintino. Gira per il Sud America, con una velocità impressionante, e noi viviamo la preparazione di una serata del circo Grande Mauritania in questo paese, che può sembrare una serata come le altre, ma assolutamente non lo è. All'interno di questo circo, che diventa improvvisamente una comunità, un microcosmo incredibile, ci sono tanti artisti, gli artisti di un circo, il prestigiatore, il giocoliere, il domatore, l'acrobata, che fanno il loro lavoro, cercano di farlo nella maniera più originale possibile, ma ognuno dei quali ha una vita da raccontare e un mistero. Ogni vita ha un suo mistero, un suo segreto. C'è un capo, un direttore che deve tenere in piedi questa grossa baracca, che deve far quadrare i conti, che deve fare degli spettacoli
dove la gente vada, paghi e quindi consenta di andare avanti, che si trova improvvisamente al centro di una notizia che fa esplodere i segreti delle vite di tutti gli artisti circensi. Diciamo che già quando scopriamo, questo penso che si possa dire, che il direttore del circo Marvin ha fatto un lavoro prima, ha avuto un'esperienza, ha fatto il boia, cioè sostanzialmente è diventato un abile tagliatore di teste per conto dello Stato. Quindi voi pensate quanti conti in sospeso può avere. Ebbene, questa notizia, questo fatto sconvolge tutta la preparazione dello spettacolo. Il romanzo è il racconto di queste ore. La bravura di Giacomo Gavarone è duplice. Prima di tutto, avere messo insieme questo groviglio di trame divertenti, commoventi, emozionanti, e lasciatemi dire la cosa che mi ha colpito di più, con un linguaggio veramente sorprendente, perché non è un linguaggio contemporaneo modernista. Scrivi come mangi, ahimè, se poi uno mangia male, quello che esce dalla scrittura è pessimo, è indigesto. No, lo stile di Giacomo è uno stile classico che attinge certamente da parecchie letture che sono rimaste ben incise nella sua testa, e con un uso del vocabolario che è veramente una gioia. Il moderno linguaggio italiano, soprattutto giornalistico e televisivo, si avvale di pochissimi vocaboli, utilizza parole straniere, si avvale di pochissimi vocaboli, pochissimi aggettivi. Fortunatamente Giacomo Gavarone ne usa tanti, bene, messi al posto giusto, quindi diventa anche una bella lettura e facile, nonostante il tema sia un tema abbastanza complesso. Ho detto niente, non ho detto assolutamente niente, ma non posso dire di più, perché pur non essendo un giallo, il mistero c'è, ci sono più misteri, ci sono più sorprese, ci sono più conclusioni da attendersi, e quindi questo vale la pena di una lettura attenta, e vi assicuro che è una bella lettura. Alla fine spero che ci sia il tempo per qualche domanda, perché ho diverse domande da fare ad un giovane autore e diverse curiosità da soddisfare. Molto bene dunque anche che il libro sia edito da Stefano Termanini, cioè un editore genovese, un eroe per me, perché uno che fa l'editore di libri a Genova è, già nel nostro paese in generale, è eroico, però in genere sono sempre sostenuti, appoggiati da delle grandi aziende che fanno tutt'altro magari. Invece la lui fa l'editore nel vero senso della parola, infatti si vede anche dalla bellezza e dall'eleganza della veste grafica. Prego Stefano. Grazie Mario. Buonasera a tutti voi, sono molto felice di essere qui questa sera a parlare di Grande Mauritania di Giacomo Gavarone. È un libro che abbiamo un po' cullato prima di farlo nascere, e oggi nasce, perché veramente questa non è solo la prima presentazione, non è solo la presentazione, ma è anche proprio l'atto di nascita del libro, che fino a ieri era in legatoria, fino all'altro ieri era in legatoria, ecco, quindi siamo davvero alla prima delle prime. E sono molto lieto di presentare questo libro, di essere qui con Giacomo e con Mario a presentare questo libro, per quello che Mario Paternostro ci ha già detto, ma anche per qualche cos'altro che desidero dirvi. L'editore, si dice, mi piace dire, è uno fra i primi lettori, forse è il lettore che deve anche un po' fare lo sforzo di interpretare i lettori che verranno, perché poi ha le responsabilità del giudizio dei lettori che verranno. Per cui, ecco, desidero restituirvi un po' le impressioni che ho avuto quando ho letto per la prima volta il libro di Giacomo Gavarone e quando mi ci sono anche un po' addentrato, perché già è stato detto da Mario Paternostro, questo libro non è soltanto
diciamo così, una bella storia, non è soltanto una bella storia ben scritta, il che già non sarebbe affatto poco, ma è anche un mondo parallelo, è un mondo in cui si cerca di sovvertire il criterio della realtà ed inventarsi una realtà alternativa o un'anti-realtà addirittura. È un libro che ci parla un po' a sorpresa, un po' sorprendentemente, anche se l'immagine di copertina già, come dire, ci avvantaggia nell'indovinarlo, ci parla del circo, ci parla del mondo del circo, ci parla di un circo in particolare, che è appunto il Circo Grande Mauritania. Il Circo Grande Mauritania ha delle caratteristiche peculiari, particolari, delle caratteristiche che vengono sottolineate, vengono raccontate ed esibite fin dalle prime pagine del libro. Il suo impresario, ce l'ha detto già Mario Paternostro, ha questa singolare identità precedente rispetto all'identità con cui poi nel libro si qualifica. Dunque è sì un impresario circense, ma prima di essere quell'identità con cui si presenta nel libro, ha avuto un'altra identità. Ha avuto l'identità del boia di Caracas e vorrei dirvi anche di uno dei boia più amati singolarmente, perché c'è questo tratto singolare nella personalità, nella figura di Marvin Tubacchi. Ora, tutti i personaggi che Giacomo Gavarone ci presenta sulla scena del romanzo, e lo fa nella prima parte del romanzo, perché il romanzo voi lo leggerete, io naturalmente non vi svelo nulla, non voglio in alcun modo danneggiare il gusto della lettura, ma anzi semmai essere a servizio del gusto della lettura. Il romanzo è diviso in tre parti, la prima delle quali è dedicata alla presentazione dei personaggi. I personaggi si snocciolano come fossero un grappolo, sono fra loro correlati, hanno gli uni rispetto agli altri delle relazioni, e l'autore ci spiega l'uno dopo l'altro quali siano, chi siano, quale sia la loro storia precedente, la storia che li ha portati ad essere e a divenire ciò che sono, a sviluppare, a formare l'identità con cui si presentano, e ci racconta da lì in poi, questo accade nella seconda parte, invece, il presente del Grande Mauritania. E quindi abbiamo, diciamo così, un romanzo tripartito dove la presentazione dei personaggi occupa la prima parte. Nella prima parte incontriamo questo Marvin Tubacchi, che è l'ex boia di Caracas, ma è oggi l'impresario del Grande Mauritania. Guardate, questa sommatoria di caratteri non è, come dire, non è casuale, tutti i personaggi hanno una identità duplice o triplice che appartiene allo stile del libro, che appartiene alla sospensione della realtà in cui il libro ci vuole introdurre. E allora abbiamo Peyrot, il come dice l'autore, il negro immenso che si occupa e assiste Marvin Tubacchi, abbiamo Modi, il clown scrittore, un clown che ad un certo punto non riesce più a far ridere e allora si dedica alla scrittura. Vedete come i caratteri di questi personaggi sono talvolta ambigui, sono rivelatori di un'identità presente e un'identità passata, le quali talvolta convivono, talvolta si sommano, il più delle volte si sovrappongono. C'è Maribel, la zingara, per la quale il futuro è un po' come il presente, perché è una chiaroveggente, ha la capacità di leggere nel futuro, e che l'arabo inventore di spettacoli pirotecnici straordinari, forse è troppo ambizioso rispetto alle sue capacità, perché desidererebbe fare quello spettacolo pirotecnico che non gli riesce mai, che ha già tentato 392 volte prima della volta da cui si comincia a raccontare. E poi abbiamo Diego Montiel, l'incantatore di serpenti, abbiamo i trapezisti che costituiscono una cellula di personaggi dentro il circo, anch'essi fra loro correlati, per cui c'è Fred l'indiano che è segretamente innamorato di Alice, e abbiamo le due gemelle che sono anche le sorelle dell'uomo di fatica del circo. Quindi abbiamo tutta questa geografia complessa di personaggi
che, come vi dicevo, hanno sempre un prima e un durante, non un dopo. Il dopo forse si vedrà nel momento in cui il lettore si addentrerà nella storia, ma hanno un prima e un durante, cioè hanno una storia passata che li caratterizza, che li ha fatti diventare così come sono, e hanno una storia presente dentro la quale vivono un'identità diversa. Questa è la cifra del circo, così come Giacomo Gavarone l'immagina. Un circo in cui la realtà, come la conosciamo, la realtà oggettiva, la realtà riconosciuta, la realtà delle leggi, la realtà delle relazioni sociali consolidate, è sospesa. Per cui il circo è un altro mondo, è un mondo in cui non si applicano le regole normali, le regole naturali, le regole comuni, convenzionali del nostro vivere quotidiano. E questo mi sembra molto interessante. Lo vediamo appunto in tutti questi personaggi, in cui il grottesco, in qualche modo, il tema o il carattere in cui il carattere che spicca è spesso un carattere contrapposto, estraneo, diverso, insolito rispetto al carattere di cui sono invece maggiormente interpreti. Così, per esempio, il domatore di leoni, Cabañas, è sì un domatore di leoni e quindi ha, come dire, tutta la dotazione di coraggio che si richiede al domatore di leoni, però ha paura del buio. No, ci sono queste ambiguità nei personaggi di Giacomo Gavarone, che sono le ambiguità che li caratterizzano e che caratterizzano l'atmosfera di questo circo. Voglio dirvi ancora una cosa riguardo allo stile della scrittura. Una delle cose che guardo per prima, già lo ha detto Mario Paternostro, una delle cose non solo che guardo per prima, ma che ritengo sia meritevole di essere guardata per prima, è proprio la capacità di scrittura, per varie ragioni. Innanzitutto perché oggi sempre di più si scrive male, e quindi a noi editori arrivano talvolta dei libri che sono veramente, non dico illeggibili, ma insomma faticosamente leggibili, e che talvolta ci cimentano anche, ci mettono un po' a dura prova. Quindi avere a che fare con un libro ben scritto, avere a che fare con una scrittura consapevole, come nel caso presente, come nel caso di Grande Mauritania di Giacomo, è certamente un grande piacere. Ma guardo anche sempre alla capacità di scrivere, perché quando c'è la penna, poi, oltre quella storia, altre storie potranno essere scritte. Quando c'è lo strumento, diciamo così, quando c'è la capacità di scrivere, poi l'espressione dello scrivere, che è quella che stasera celebriamo e che abbiamo pubblicato, diventa anche però la prima pietra di un eventuale e auspicato, diciamo, cammino di scrittura. Quali sono i modelli? Beh, sono dei modelli sudamericani da un certo punto di vista. Sono dei modelli sudamericani a cui Giacomo attinge e che però interpreta anche sapientemente. Io subito ho pensato a Gabriel García Márquez, perché c'è un po' quell'atmosfera sospesa del Sud America di Márquez. Márquez però comincia il suo Cent'anni di solitudine dicendoci che siamo in un tempo così remoto, ricorderete forse questa frase perché è bellissima, siamo in un tempo così remoto che non c'erano neanche le parole per indicare tutte le cose. E che per indicare e per definire certe cose, per dirsi certe cose, l'unica possibilità, ci dice in quella prima pagina, era indicare col titolo, no? Bellissima immagine. Ecco, invece qui il libro di Giacomo parte con una data molto precisa, quindi parte con un connotato temporale, Stintino 1898, è il titolo del primo capitolo, del capitolo prima del primo capitolo, dell'antefatto. E parte anche con una geografia abbastanza definita, che è una geografia con dei nomi, con nomi geografici che sono quello che sono, ma sono anche la reinterpretazione di essi stessi. Per cui ecco, c'è sempre un po' questa non messa a fuoco della geografia dei luoghi, che fa parte dell'atmosfera sospesa e magica del libro di Giacomo. Un altro modello che desidero citare, e poi chiudo, è Il piano infinito di Isabella Allende, perché anche là c'è la storia, ci sono dei personaggi che in qualche modo itinerano, quindi sono dei derasinè, un po' come sono dei derasinè circensi di Grande Mauritania. Abbiamo questo Charles Reeves, se così si deve pronunciare, non so se questa sia la corretta pronuncia, che gira sul suo carro, si chiama Piano Infinito,
e che è laureato in scienze divine, quindi poi propina qualsiasi cosa alle persone che incontra nelle piazze, nelle strade, dei centri in cui va. Ecco, l'atmosfera è un po' quella. Troverete un romanzo anche stilisticamente sudamericano. È vero, non soltanto, e poi magari ci arriviamo. Un'ultima cosa prima di dare la parola a Giacomo: siamo catapultati all'interno di un circo ad assistere ad uno spettacolo, cioè anche la scansione del libro, oltre che in capitoli, è a intervalli. Veramente siete a un certo punto siete all'interno del circo. Vi guardate intorno in casa e pensate di essere sotto questo tendone un po' malmesso, ma sempre affascinante. E questa è un'altra. Come dire, un altro filone che può far evocare qualcuno. Per me in certi momenti è un film felliniano, senza avere gli eccessi di un Fellini nella descrizione di certi personaggi. Giacomo, adesso tocca a te raccontarci. No, io vi ringrazio entrambi, ringrazio tutti quelli che sono qua, insomma grazie mille, so che neanche la giornata è facile, sono le 6 per natalizio, quindi vi ringrazio. Ringrazio De Stefano che ha creduto in questo progetto, perché ci ha creduto tanto, ci ha speso tanto tempo insieme a me e devo dire che l'ha preso proprio a cuore e mi ha aiutato. Devo dire che mi ha anche insegnato tanto, tutto quello che mi ha insegnato in questa revisione di Grande Mauritania lo sto applicando in quello che sto scrivendo oggi, quindi una cosa simile ma diversa, ne abbiamo parlato prima e devo dire che sono stati insegnamenti preziosi. Ovviamente ringrazio Mario per le belle parole che conosco poi da tantissimo tempo, apprezzo come giornalista, come scrittore, io non sono un amante dei gialli, però comunque sia, me devo dire che l'ho sempre apprezzato. No, Grande Mauritania per me è stato un diversivo grande, ci ho messo tanto a scriverlo, qualcuno ha letto una primissima versione che Stefano avrebbe buttato dietro così sicuramente perché era ancora veramente una versione acerba, ed è un libro che è cresciuto con me, quindi è cambiato tantissimo, l'avrei riscritto totalmente ora perché la persona che l'ha scritto ormai 10-12 anni fa è la persona che è qui adesso, però sono cresciuto, mi piaceva la persona che era 12 anni fa, che ero io ma 12 anni fa, quindi mi piace anche il libro, ma è stato bello e devo dire che pubblicarlo è una grande soddisfazione perché ha chiuso un po' un cerchio, no? Ha chiuso un po' una fine su un'esperienza per me importante nell'ultimo anno e mezzo su cui io ho lavorato tanto, rubando anche tempo alla famiglia, al lavoro poco per carità, ma ad altre passioni, ma molto impressionato da una cosa verissima, la scopri solo scrivendo, e l'ho letta adesso in un libro che ho letto di Stephen King, che è proprio la sua biografia su come si scrive, si chiama Writing infatti, e dice scrivere è un lavoro, cioè è un esercizio, uno deve svegliare, deve mettersi lì, scrivere almeno un'ora, due ore al giorno, che ti venga una pagina, che ti vengano quattro, poco importa. Ho notato, l'unica magari esperienza che mi porto dietro, che è paradossalmente molto poco legato all'ispirazione. Uno pensa che scrivere sia ispirazione, dica che bello, ho scritto quattro pagine. Magari ti vengono anche ma quattro pagine, ma se le faccio della Stefano poi devono essere quattro pagine invece solide, chiare, con una coerenza, e quindi insomma è stato sicuramente un lavoro lungo e devo dire fatto anche tanto da solo, con qualche aiuto di qualche persona seduta qua che lo sa benissimo, che mi ha aiutato tantissimo, non tanto nel leggere il libro, darmi dei consigli, ma quantomeno, qua ci teneva a dirlo, a credere in me stesso, perché comunque sia io non pensavo di poter scrivere un libro bello brutto che poi possa essere, è poco importante, ma che potesse essere accettato da una persona della tua esperienza e su cui tu potessi puntare tanto del lavoro e insomma è anche un investimento ma su di me. L'unica persona che aveva veramente letto e aveva detto che bello che era mia nonna, che però è convinta che sia anche il sosia di Hugh Grant, quindi capisce anche te che era effettivamente un giudizio un pochino poco, un filo avventato e quindi diciamo che è stato un percorso bellissimo, mi sono divertito tantissimo e mi sto divertendo ancora di più adesso, quindi lo scrivere è una cosa che porterò dietro tutta la vita, vi ammorberò sicuramente con altri libri e comunque vi ringrazio molto di essere tutti qua, ecco, è un bellissimo momento e va celebrato, come dicevi giustamente te. Allora posso farti qualche domanda?
Dunque, siamo all'interno di questo circo. Io vorrei capire una cosa, Giacomo. Come ti è venuto in mente il circo? Cioè, io pensavo che la vostra generazione al circo non ci andasse più. Per noi, per quelli della mia, era uno spettacolo, forse l'unico spettacolo, lo attendevamo qua a Genova. Devo dire della verità che poi 2-3 anni erano sempre uguali, quindi io ho incominciato a non andarci più, però mi chiedo come hai fatto a pensare ad una cosa del genere. Ci potevano essere 1000 luoghi possibili, più facili. Sei andato a cercare una storia infilata in un luogo complicatissimo, difficilissimo, perché non c'è niente di più incerto e di più, lo dice a un certo punto, c'è una frase dove dice al grande Mauritania, adesso non me la ricordo esattamente, il luogo dove davvero può succedere di tutto. Il circo è il luogo dove davvero può succedere di tutto, proprio per il tipo anche di esercizi, di esibizioni che fanno questi artisti. C'è il clown che può sballare qualche cosa, c'è un altro personaggio, oltre all'impresario, è il cosiddetto mago, colui che prende la ragazza, te la infila dentro una cassa e poi la sega in due. La ragazza ha momenti di panico, i bambini piangono e la ragazza spunta da un armadio. Qui vedremo cosa succede, stop. Però ecco, come ti è venuto in mente? Il circo ha un senso molto chiaro, non è che mi piacciono i circhi, amici che non piacciono assolutamente, se devo dire, però il circo è un luogo di confine, è il confine con la realtà, no? Alla fine io lo scrivo da qualche parte, adesso non voglio autocitarmi, però mi ci hai portato tu, non esiste un luogo più lontano dalla realtà di un circo, no? E alla fine per me scrivere è questo, poi per me scrivere è esattamente essere più lontano possibile dalla realtà, da quello che faccio tutti i giorni, a cui mi dedico, tanto, dico con fatica, e il circo è il luogo che forse più di tutti mi viene in mente quando devo pensare a qualcosa lontano da quello che sono, da quello che faccio tutti i giorni. E i personaggi mi hanno aiutato, molto, no? Perché sono dei personaggi, come diceva correttamente Stefano, multiformi, no? E hanno aiutato veramente a incanalare tutto questo me che cambiava durante gli anni, e quindi sono riuscito a essere tante cose in tanti personaggi diversi, che forse hanno un filo comune, che è proprio quello di essere un po' irreali, un pochino magici. Quindi in quel senso il circo mi ha aiutato molto. Condivido con te che è un luogo, in realtà sembra di 110 effetti, perché un circo in realtà non sono un patito di circhi, però è un luogo di confine, no? Quindi mi è molto piaciuto per questo motivo qua. Stefano, poi lascio anche a te. Forse anche perché è un luogo dove davvero è possibile fare di tutto, o quasi, in un teatro non è possibile, in un cinema non è possibile, in un circo veramente questo è possibile. E ti chiedo ancora un'ultima cosa prima di lasciare il microfono a Stefano. I luoghi, ecco, la mia sorpresa è stata anche quella. Ora, pensandoci bene, tu parli di qualche cosa che hai visto, che hai vissuto, eccetera eccetera, però è strano cominciare a fare un primo libro su un luogo così lontano dalla nostra, tua e nostra vita. La curiosità adesso qual è? Non darmi una risposta su questo, è il prossimo libro chissà dove si svolge. Stefano lo sa se sarà così buono da pubblicarlo, anche tu lo sai. Allora, no, tutti i miei libri nascono con una volontà stupenda di ambientarli a Stintino, poi non ci riesco mai. Quindi parto con Stintino, poi diventa Puerto Stintino e poi prendo una trasversale completa, diciamo, sudamericana, con reminiscenze di forme brasiliane, reminiscenze di Gabriel García Márquez che tu hai ricordato, ma sicuramente perché il Sud America in sé già da solo, no? Io do grandissimo valore alle parole, la singola parola in qualche modo dà degli echi veramente interessanti. Il Sud America affascina, no? Affascina più il Sud America di Oslo, c'è poco da fare comunque sia. E quindi nasce da sicuramente un'idea di Stintino, la stessa copertina richiama un luogo di Stintino, e devo dire che ha anche dei riflessi e dei richiami che
diciamo, coinvolgono questo luogo che per me, per la famiglia, vuol dire tantissimo, ma anche per i miei amici. Ho portato tutti lì e lì tutti sanno come sto, quindi vuol dire, è ovvio che per sé ma è. Poi devo dire che un po' come il circo, il Sud America poi aiuta, no? Aiuta perché se presenta tantissime forme, tantissimi colori, odori e tutte queste cose qua, quindi facilita anche un po' la mia vita da scrittore. Esatto, c'è la musica, c'è la musica, quindi è. E poi devo dire, io ho vissuto 2 anni a Rio de Janeiro, quindi diciamo che questo ha sicuramente parzialmente aiutato. Alcune notazioni che poi diventano o aspirano a diventare sollecitazioni. Secondo me, a me pare di poter dire che questo libro sia un libro, diciamo così, meno visivo e più olfattivo, laddove in qualche modo, guardando, noi scegliamo dove indirizzare lo sguardo, e invece quando sentiamo, con olfatto o anche con l'udito, noi in qualche modo assorbiamo ciò che abbiamo intorno, così come viene, e quindi in qualche modo in questo libro non ci si ritrae rispetto alla possibilità di immergersi nella varietà, nella varia pluralità di questo mondo, con tutti i personaggi che abbiamo evocato, con le loro stravaganze, con le loro stranezze. Un'altra cosa che invece mi è venuta da pensare leggendo il libro di Giacomo è che il circo sia un luogo di grande fascino narrativo, anche se magari non lo abbiamo sperimentato così tanto, anche se magari, come stasera Giacomo ci rivela, non ha mai amato i circhi, perché il circo, a differenza di un teatro, si smonta, ad un certo punto si smonta, cioè mi sembra che questo sia un elemento di grande interesse narrativo, un grande spunto narrativo. Chi arriva in un certo posto per fare il circo, come il protagonista di questa storia, arriva, monta tutto, monta il tendone, prepara lo spettacolo, monta gli spalti, fa uscire gli animali, clown, articola precisamente lo spettacolo, vende i biglietti, fa entrare gli spettatori, li fa sedere, li intrattiene e poi alla fine smonta tutto. Lo rimette sul camion e riparte e non resta nulla. E resta quella landa desolata, resta quel terreno vuoto che avevamo visto prima che arrivasse il circo. Allora, in qualche modo, in qualche misura, credo che questa sia una delle misure del fascino del circo, così come Giacomo lo esprime nel suo romanzo. Ci sono in qualche modo delle, diciamo così, delle diadi di significato nel libro, no? Per cui, secondo me, il circo si contrappone alla città, soprattutto nell'ultima parte del libro, che non sveliamo, non diciamo nulla, no? Come dire, non sciupiamo l'attesa dei lettori. Ecco, il circo si contrappone alla città. Il circo è un disordine che si cerca di articolare nella forma dello spettacolo, ma resta sotto il pelo dell'ordine, resta disordine. E quindi questo lo caratterizza profondamente e lo contrappone profondamente alla dimensione della città, da cui per esempio provengono i personaggi della polizia. Questo Jack Spenceley che ad un certo punto compare sulla scena del libro. C'è il reale che si contrappone al fantastico, il circo incarna questa contrapposizione, il circo esprime questa contrapposizione, il circo vive di questa contrapposizione fra il reale e il fantastico, e trasforma tutto ciò che l'ambisce, oltre che tutto ciò che perimetra, trasforma in fantastico. C'è il disordine e l'ordine, ma c'è forse, direi, come categoria pregnante di tutta la storia, il tema dell'esistere, del consistere, dell'essere in un certo luogo, e il tema dello sparire. Il tema della sparizione è fortissimo nel libro, ha vari significati, è un continuum narrativo, lo troviamo nella prima parte, lo troviamo nella seconda parte, lo troviamo nella terza parte. Ha anche venature quasi ontologiche, vorrei dire, cioè se ad un certo punto nel libro c'è, lo vogliamo trovare, lo possiamo trovare anche, diciamo così, una tramatura più poetica e filosofica, la troviamo certamente nel tema della sparizione, perché il tema della sparizione è un po' una delle essenze di questa storia. E allora è proprio su questo tema della sparizione che tanto mi ha interrogato da lettore che volevo sollecitarti, Giacomo, cioè dici qualche cosa su il tema della sparizione che segna questa storia, no? Come
Guarda, che spazio ha? La sparizione è venuta fuori appunto perché il circo è un luogo che non è più attuale, che non vuole più essere, no? È un luogo al limite, specie nella realtà in cui io vivo tutti i giorni, non c'è spazio per tutta questa fantasia qua. E questa fantasia quindi va a morire. E come muore? Sparisce. No? Quindi il concetto è esattamente questo. Nessuno muore nel Grande Mauritania. Qualcuno sparisce. Poi spariscono quasi tutti. O forse non spariscono... No, non spariscono neppure per il lettore, si spariscono l'un l'altro semplicemente dividendosi, prendendo delle strade diverse. Ma il tema che hai centrato benissimo, e non te l'ho mai parlato, quindi dire che l'hai letto con grandissima attenzione, è esattamente questo, è proprio la sparizione, no? Perché è un luogo che non ha quasi più legittimità di esistere, la realtà se lo mangia e piano piano lo fa sparire, no? Quindi è proprio il tema della sparizione esattamente questo. Se dovessi pensare a un tema del libro, beh, forse questo qua poi lo scrivo e poi il tema magari lo trova 3 mesi dopo. Però comunque sì, effettivamente sì, questa è veramente una linea di collegamento fra le 3 parti che tu hai correttamente individuato. Legando al tema della sparizione è anche l'occasione per continuare, perché un delitto finisce a un certo punto, più o meno. C'è poco da raccontare su un delitto. Sì, c'è un'indagine, su una sparizione c'è una fantasia da mettere alla prova continua, assoluta. Io vorrei dire una cosa però, non spaventatevi, questo è un libro molto divertente, cioè no, io vorrei, non stiamo facendo la filosofia, tendiamo magari a cercare delle ragioni occulte, ma questo è un libro da leggere, è un libro divertente. Io a un certo punto, parlando con Giacomo, non avevo ancora finito, mi viene l'ansia di finire il libro a un certo punto, sapendo che poi ne devo parlare. Poi ho visto che mi sono bastati 3 giorni più o meno vacanziere e l'ho finito subito, anche se leggendo in bozza sono un po' più complicato. Questa è una veste meravigliosa, credo che per un autore sia una cosa incredibile, una cosa del genere, è un'emozione straordinaria. Il libro è un libro molto divertente. È un libro che ad ogni intervallo, ad ogni capitolo, chiude lasciandovi un'incognita, cioè lasciandovi con col famoso punto interrogativo, come in televisione, nelle varie puntate delle docuserie. Si ferma lì, ma e poi bisogna andare a vedere subito che cosa è successo dopo. Guardate che qua ci saranno, diciamo, adesso io non li ho contati, 10-15 personaggi, 10-15 vite da raccontare, 20 misteri, vite, come dice Stefano, di oggi, ma soprattutto quelle di ieri, che sono poi quelle su cui si basano tutte queste storie. Ebbene, insomma, è veramente un circo, è veramente un grande circo. Al circo ci si va anche per sorprendersi, e questo è un libro che ti dà delle sorprese. Per quello che mi incuriosirà molto vedere il prossimo, che penso sia in cammino, mi incuriosisce molto capire dove va a pensare, dal circo dove ci può portare Giacomo Bevarone. A questo punto non lo so. Qual è il personaggio nel quale ti sei trovato di più? Perché è chiaro, tu a un certo punto hai detto, io qua racconto delle cose che non vivo, ed è una giustificazione secondo me magnifica per scrivere. È una scappatoia eccezionale, anche perché non ti si apre nuova ogni mese, ogni 6 mesi, ogni anno. Io vorrei capire qual è il personaggio che hai trovato più vicino a te, che ti ha divertito di più raccontare rispetto a tutti quelli che hai toccato. Ma fra tutti, secondo me, l'impresario, Marvin Tuvash, è sicuramente la persona che mi ha... Perché la persona che deve un po'... Però è un po' la persona che deve farsi in quattro per coniugare fantasia e realtà, perché comunque sia per tenersi un circo e fare uno spettacolo c'è una bella dose di realtà, i numeri devono tornare, allo stesso tempo deve convivere con la fantasia. Infatti è l'unico fra i vari che non può credere alla magia, non è che non ci crede, non può crederci, perché come impresario di circo non può crederci, non può accettarla.
Quindi direi forse lui. Poi c'è un personaggio che mi sono piaciuti tantissimo, paradossalmente minori, Cabana, sul domatorema di Leoni, mi ha divertito tantissimo, no? Quando lui deve stare con la luce accesa, e poi appunto l'impresario che deve tenere i conti dice: guardi qua, i generatori costano, mi spenga. E non posso credere che un domatore di leoni abbia paura del buio, e lui dice: signor, solo che primo di fantasia non teme le tenebre. E allora Marito Vashke, per stare una di me, circa via di fantasia, colpito, affondato, no? E quindi tanti, forse fra tutti Marvin è quello dove mi sono ritrovato un po' di più, cosa devo dire. E quello invece che detesti? Beh, io sì, Duotra ha fatto veramente fatica, come un po' mi viene paradossalmente le donne, perché essendo un uomo faccio più fatica a descriverle. Sicuramente la moglie dell'impresario, la moglie del commissario, sicuramente sì, ma non mi è proprio piaciuta, volevo quasi cancellarlo poi a un certo punto. E anche col commissario, appunto, è quello che ho fatto una più, diciamo, più fatica a calarmi, perché un uomo che invece la fantasia proprio non la capisce. Quindi è un po' diverso da me, diciamo, nel senso di. Esattamente questo, immagino, cioè è un po' l'antifantasia, è come dire il principio di ordine che cerca di sovrapporsi al circo, però naturalmente non riesce a dominare il disordine creativo del circo. Senti, una cosa pratica. Quando scrivi, cioè, sei un metodico, sei uno che sa già come va a finire il libro, non ti dico che conosci il colpevole, ma insomma, che ha già una scansione dei capitoli, oppure sei uno che a un certo punto si fa cogliere, come in un circo, potremmo dire, dall'improvvisazione, dalla cosa che capita ed è assolutamente inattesa e quindi scatena e moltiplica reazioni. Ma non, sai, forse ho scritto troppo poco per dirti come sono, mi scopro di volta in volta. Allora, sicuramente un'idea c'è, però vuol dire anche Grande Mauritania, che è nato veramente nel 2008, nel 2006, forse la prima versione, poi è cambiata completamente, quindi sì, la 2006 sì. Sì, quando, però era un libro totalmente diverso, era quasi un racconto, poi è stato rimpolpato, rivisto, quindi in realtà seguo un'idea, sicuramente più un principio, cioè io fatico molto, ne parlo prima con Stefano, fatico molto all'inizio quando parlare della realtà, per poi, diciamo, convertire la realtà alla magia, no? Il famoso realismo magico, prima c'è il realismo e poi c'è la magia. Invece nella magia mi trovo molto meglio, cioè mi trovo molto più mio, però come diceva Stefano è molto, molto difficile partire dal surreale e andare al reale, più facile partire dal reale e poi finire nel surreale. E quando devo parlare ma del reale, devo dire i primi capitoli del Grande Mauritania e i primi capitoli del nuovo libro, anche lì ho fatto molta più fatica. Invece quando poi mi parte questa vena che mi diverte, mi piace e mi distrae, che è quella invece proprio del realismo magico, invece mi vado avanti come un treno, perché mi diverte, vedo, mi piace. Ti faccio una domanda di una idiozia totale, ma lasciamela fare. Di Genova, che cosa hai potuto mettere in questo libro? A parte qualche vocazione, così, qualche nome nel Pitafigeo, cose del genere, però di Genova, dato che poi prima ci scherzavo, ma effettivamente è una dimensione molto particolare, è una città molto evocativa, lo vediamo da quello che stanno girando improvvisamente da 2 anni a questa parte. Ecco, c'è qualche cosa che hai preso e che hai adattato all'ambiente, a questo Puerto Stintino che è così notturno, così in attesa e in movimento nello stesso tempo, perché sei in attesa di uno spettacolo che chissà se si farà, e in movimento perché in ogni caso lo devi preparare come se si facesse. E devo dire che mi spiace perché amo immensamente Genova. Quindi no, ho preso sicuramente i nomi, tanti artisti riprendono Milito, riprendono i giocatori del genere, cioè Dobrovolski, Aguilera, quindi più o meno Lassiter, più o meno famosi, diciamo, Spencer, appunto fondatore del Genova, nonché
importatore del calcio in Sud America, quindi quello c'è. E poi beh, c'è sicuramente, ma c'è a Stintino e c'è a Genova, beh, l'influenza del mare è sicuramente importante. Poi il Veneto, ecco, quello sì, questo maestrale che diciamo va a seconda di come va lo spettacolo, no? E il vento cambia a seconda di come va lo spettacolo. In questo senso, quello sì, Genova è una città ventosa, per fortuna, visto che lavoro nella rimorchiatore, quindi ben venga il vento, ecco. Quindi sì, però in realtà poco, mi spiace un po', ma mi rifarò nei prossimi libri, se mai. A questa domanda di Mario mi veniva quasi l'idea di poter rispondere Michi, no? Come fece il Doge di fronte a Luigi XIV, perché in effetti sembra proprio che Genova sia estranea a questo libro. Invece, diciamo, uscendo dallo scherzo, secondo me di Genova c'è la dimensione della magia. Cioè io credo che Genova sia in realtà una città molto più magica di quello che noi ci immaginiamo. Noi che siamo nati e cresciuti qua e che viviamo qua, vediamo Genova come una città molto concreta, molto solida, diciamo fatta di cose, fatta, come dire, di gradualità. E invece probabilmente dietro questa essenza, che è certamente una delle essenze della città, c'è anche il volo onirico, c'è anche la possibilità della trasformazione fantastica. Ci sono i cantautori, ci sono dei testi, secondo me, ci sono dei pezzi che sono, possono essere dei. Paolo Conti ci fa una canzone. E questo è anche molto, molto, lasciatemi dire, molto genovese, nel senso più buono del termine. Ecco, questo c'è, la lentezza, cioè in fondo è un libro che alla fine tu dici, beh, è un libro lento, perché non è che corri da qualche parte, è un libro lento e velocissimo, lento e istantaneo, non arrivi alla mattina, più o meno. Insomma, speriamo di scatenare la vostra curiosità, perché abbiamo detto delle cose che restano paralizzate su un'incognita. Soddisfate immediatamente la vostra incognita leggendo il libro e augurandoci effettivamente che Giacomo Gavarone sforni presto, rapidamente, anche al prossimo, che a me incuriosisce moltissimo, ma non vi dico assolutamente perché, neanche sotto tortura. Io credo, cioè, che mi piacerebbe invitare le persone che sono presenti questa sera con noi a porre qualche domanda al nostro autore. Penso che sia interessante anche entrare, anche senza aver letto, insomma. Ecco, certo, qualche curiosità immagino che possa sorgere. Guarda Stefano, io sono stato a tanti convegni, ho parlato a questo momento super imbarazzante, quindi, perché poi sono tutti amici e quindi la gente dice, ma non c'è nessuno che fa una domanda, ne faccio una io, no? Guarda, ne rispondo una io, infatti non siamo veramente qualcuno, ma no, lasciate perdere. Me ne faccio una io da solo, perché me l'hanno chiesta in tanti, ma hanno fatto due domande, tanti amici, tanta gente che è qua. Uno è quando trovo il tempo di scrivere, e questo è molto semplice. Scrivere, come dicevo prima, è un lavoro, quindi semplicemente, mia moglie lo sa, io mi alzo magari al sabato, mi alzo prima, la domenica mi alzo prima, anche durante la settimana mi alzo prima, e già mi alzo abbastanza presto con tre figli, ti posso assicurare, e quindi oppure vado a letto un po' più tardi, sacrifico qualche magari momento in famiglia, sacrifico magari qualche sport, gioco a golf, per esempio, perché scrivo, e quindi il tempo si trova, ma deve essere dedicato, perché poi, come dicevo prima, scrivere non è ispirazione, è un lavoro, mettersi lì e andare, intanto c'è anche ispirazione. E poi il perché scrivo, e questo me l'hai chiesto anche tu, e ci ho pensato tanto a questa domanda, e credo sia una domanda che di solito a un autore, bravo, scarso che sia, forse si fa, no? E beh, io ho capito che, come tantissime cose che faccio, ma lo capisci sempre dopo, lo fai per i figli, no? Perché io credo che non smetterò mai di fare il lavoro che faccio, mi piacerebbe mettermi su un eremo e scrivere sempre, però io credo che farò un lavoro, e credo che questo lavoro mi porterà anche magari a dei momenti di nervosismo, di stanchezza, a dei momenti in cui io non capirò i miei figli, no? I miei figli non mi capiranno, come io giustamente non ho capito mio papà, ma come lui non ha capito il suo, cioè è normale cosa.
E quindi io mi immagino a 20 anni, quando mio figlio proprio non riesce a capire perché avete una grandissima testa di legno, io l'idea che si prenda il grande Mario Tognoni dica: ma porca miseria, a 25 anni mio padre ha scritto di circhi, allora forse c'ha veramente qualcosa di diverso, no? Ha, cioè la pensava in maniera diversa, non era solo un padre che magari mi sgrida per prendere una muta col motorino perché non mi capisci in un determinato momento. Quello per me, dopo, oltre a essere un piacere enorme scrivere, divertirmi, a non pesarmi, io credo che il vero obiettivo sia questo, insieme anche a questo, più nel prossimo libro, anche a trasmettere ricordi, memoria, no? Perché nel prossimo libro parla di delle cose del passato che, se non scrivessi io, probabilmente poi si perderebbero, e io voglio che i miei figli sappiano cosa sono determinate cose, ho vissuto io da giovane e quant'altro. Quindi forse questi sono i due motivi, e forse sono i motivi più intelligenti forse per scrivere un libro, fra tutti i motivi che si possono avere, ecco, secondo me. Quindi vedo anche risolto il problema delle domande dal pubblico. Costruire mondi e conservare mondi. Esatto, 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 esatto. Io andiamo alla conclusione. Direi che le domande che volevamo farti più o meno te le abbiamo fatte tutte, poi magari se ce ne viene in mente qualcun'altra te la faremo in seguito, magari con un'altra presentazione, ci sarà sicuramente l'occasione. È molto giusto quello che tu dici sull'utilità della scrittura. Egoisticamente è un sistema meraviglioso anche per invecchiare, perché ti consente molti momenti di riflessione, di ricordo, di invenzione, eccetera, eccetera. Non parliamo del prossimo, diciamo soltanto che uscirà abbastanza presto. No, questa è una domanda finta a Giacomo, che però va là. Sì, sì, è una domanda che rimbalza, come dire, echeggia, una domanda duplice, una forchetta, si direbbe nel linguaggio degli scacchi. Io non sapendo il titolo. Ma dunque, posso rispondere in maniera forse un po' ambigua, dicendo che ogni libro è comunque una creatura, ogni libro è comunque un essere vivente, almeno come lo viviamo noi, e credo, insomma, credo di voler continuare a viverli così i libri. Ogni essere vivente, e quindi anche i libri che lo sono, ha bisogno di un certo percorso, di un certo tempo, non sempre, come dire, non sempre la maturazione di un testo avviene quando lo si vuole, nei tempi in cui lo si desidera. Ho imparato che i libri talvolta vogliono un proprio tempo, e che quindi, diciamo, bisogna anche rispettare questa volontà dei libri, questa volontà con cui i libri bussano alle nostre porte. Ciò detto, come premessa generale, non certo nello specifico del prossimo libro di Giacomo, ci stiamo lavorando, nel senso che Giacomo ha scritto già molte cose molto interessanti, molto belle, ci stiamo lavorando, e quindi, ecco, abbiamo una, direi, lecita e possibile aspirazione di farlo uscire in tempi abbastanza veloci, ma nel frattempo ci godiamo grande Maurizio. No, io non pretendo che Giacomo faccia come Bruno Vespa, assolutamente, me ne guardo lei, però direi che, dato che a 15 anni di buono da giocarsi adesso tranquillamente, dal 2007 al 2015, al 2022, quindi può giocarsi qualche uscita anche rapida. Se ha idea e forza di scrivere senza rovinare la famiglia, io dico che è il caso che lo faccia, perché veramente a me ha colpito in maniera positiva, in maniera veramente sorprendente, lo dico, lo ripeto, e quindi questa sera non andate a guardare la televisione, non c'è assolutamente niente interessante, leggete, perché vedrete che a un certo punto in questo ciclo vi troverete molto bene, molto molto bene. Grazie Giacomo Ravarelli. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Liberi, liberi. Grazie, buonasera. Ciao.
Giacomo, non mi ricordo perché si chiama. Guarda, in realtà non c'è, a me piaceva la Mauritania, mi è sempre piaciuto, non essendoci mai andato. È grande Mauritania, come proprio è un nome esattamente a caso, però esattamente il nome che non è mai cambiato, è sempre stato quello l'assonanza, il nome mi piaceva. Esatto, sì, è nato. Esatto.